Domenici Dalla Bona con il numero 15, partiti in questo istante con il Verona in possesso del pallone. Palla verso Quadri che prova il destro, palla che è terminata al lato. Rettoni, 29 anni, ex Bassano, attenzione al tiro e pallone che è terminato alto di poco, in solitudine la formazione giallo-blu. Rajčić, attenzione, attenzione a Rajčić, attenzione a Rajčić, tiro sul fondo. Trentottesimo minuto, 0-0, una conclusione, Bremek. Berrettoni a battere questo calcio d'angolo, la sinistra del portiere del Taranto, il colpo di testa e poi c'è il gol del Verona. Sull'esterno della rete. È vergognoso come un giocatore professionista, come imparato, sia così ingenuo. Finita la partita. L'ennesima mortificazione. L'ennesima mortificazione per una squadra senza attributi, una squadra che deve soltanto fare un mea culpa per questa ennesima sconfitta. Ma diciamo che abbiamo affrontato una partita nel secondo tempo con un uomo in meno. C'è stata un'ingenuità di imparato che ci ha complicato di più, anche se il Taranto nel secondo tempo non si è espresso in maniera come magari avevamo preparato, però diciamo che andremo ad analizzare come mai il secondo tempo è stato così diverso dal primo. La squadra non ha disputato una buona partita e questi saranno i punti che andremo a vedere in settimana. Non sono contento e sono molto rammaricato. Senti, lì Falconieri sempre a terra puntualmente, non è riuscito a fare una giocata, è stato assolutamente inutile, forse andava sostituito prima? Ma diciamo che magari a vedere la partita dopo e magari è una situazione un po' particolare, diciamo che i ragazzi oggi sinceramente da loro mi aspettavo una prestazione soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto emotivo, sotto l'aspetto personale mi sarei aspettato qualcosina in più e ora andremo un attimino ad analizzare e vedere come mai la squadra ha dato qualcosina in meno rispetto a quello che tutti ci aspettavamo. Insomma, la squadra deve capire che deve uscire gli attributi perché non si può essere leziosi, non si può giocare con i tocchettini, finire
niente per terra, protestando, bisogna insomma aggredire l'avversario. Verona l'abbiamo visto oggi, aveva forse più problemi del Taranto, però dal punto di vista atletico, ecco, è un problema atletico anche, un problema fisico. Ma di qua a dire che possa essere un problema atletico, io penso che sia un insieme di cose che magari vanno a suggellare questa prestazione, che io sinceramente, come penso anche loro, non ce l'aspettavamo. E niente, dovremo lavorare, perché ora sicuramente ci aspettano due partite difficilissime. Non riusciamo, stiamo vivendo quasi un incubo, non riusciamo a venirne fuori. Però è veramente un obbligo adesso cercare di dare questi cavolo di play-out, perché è inutile stare a dire fuori come squadra non siamo così. Noi oggi meritiamo di stare nei play-out, perché stiamo nei play-out e meritiamo quello che ci abbiamo. Stiamo aspettando su un calcio piazzato, poi alla fine quello era il succo della partita. Allora quattro calci d'angolo, un tiro in porta, fanno gol e portano a casa tre punti. Noi ce l'abbiamo provata, non era facile, però senz'altro non va effettivamente, quando si perde non va. Senti, ma cosa è successo a questa squadra che improvvisamente non riesce a fare più gol, soprattutto in trasferta, non riesce a creare azioni degne di nota nelle partite fuori casa, e soprattutto la vedo un po' molle, ecco, nei contrasti anche con gli avversari? È una mia impressione oppure è proprio così, e perché è così? Oddio, ognuno può avere la propria impressione, vedere la partita e giudicarla. Non so perché non riusciamo a creare delle pericolose azioni. Effettivamente è un po' mortificante, cioè, sono successe tante quelle cose, poi adesso stringi, sono rimaste delle partite, stai in zona play-out, e quindi è tutto un po' più in affanno. Questi problemi si bisogna risolverli molto più prima, per non arrivare a questo punto. Però visto che siamo arrivati, bisogna fare il cerchio e cercare di vincere le prossime partite. E quello che si temeva è successo, adesso siamo nella griglia play-out, perché hanno vinto tutte praticamente dietro, adesso siamo al quintultimo posto. Eh sì, quello poi alla fine hai paura, poi alla fine si verifica quello. Niente, bisogna fare veramente il cerchio, cercare di fare questi tre punti che poi alla fine valgono salvezza, ma è frustrante e triste per una squadra come noi arrivare a penultima gara e cercare di salvarsi. Ci rendiamo conto e per niente siamo orgogliosi, anzi umilianti. C'è chi dice che non siete abituati a questo tipo di lotta per salvarsi, cioè non avete la mentalità giusta per fare quello che si deve fare adesso fino alla fine della stagione regolare, forse anche dopo. Ah no, non è vero, perché poi alla fine ognuno ha fatto dei campionati diversi, chi per vincere, chi per salvarsi. Il problema è che grossi cambiamenti, noi come noi, così all'esterno, poi non so, è difficile dare le spiegazioni in una situazione del genere. Cioè, la verità sta sul campo, la verità dice che comunque noi perdiamo delle partite 1-0, 1-0, 1-0, e niente, è veramente frustrante spiegarsi.